Una volta fatto il dietro, raddoppiato, stirato, lo scollo era esattamente come lo volevo, cioè ampio, non riesco a inquadrare tutto, però insomma si capisce, ampio proprio da canotta, il nostro tratto sotto, le leggere diminuzioni che mi accompagnano lungo lo scalfo senza evidenziare troppo per me data l'età, e chiaramente il punto, ripeto, parte non essere importante, è un po' particolare, non si nota, se non indossato su qualcosa di chiaro chiaramente non si noterà mai, però così ho ottenuto l'effetto che volevo. Quindi il pezzo è pronto, stirato, raddoppiato, in doppio. Posso passare ai conteggi del davanti, ovviamente molto più semplici del dietro, perché buona parte di tutti i conteggi li abbiamo fatti, per cui il dietro è stato sistemato, il davanti ha uno scollo a V. Lo scollo a V, la prima cosa che dobbiamo decidere è quanto lo vogliamo profondo. Nel mio caso è stato fatto di 15 cm, ma io volevo, ho deciso di fare, ma io volevo più che altro uno scollo non evidente, piuttosto sobrio, quindi mi sono limitata ai 15, però diciamo che tra i 15-18 cm, anche 20 se abbiamo poco seno, è perfetto. Prima di passare a tutti i conteggi, dobbiamo sapere che abbiamo già conteggiato le maglie da inserire, quindi 92x2, 232 giri, e poi affrontiamo lo scalfo. Ipotizziamo che a questo scollo diamo la mia misura, cioè 15 cm, andiamo a vedere come distribuire lo scalfo del davanti. L'ho variato rispetto al dietro. Noi sappiamo che sono 128 giri perché li avevamo già conteggiati antecedentemente. Chi fa prima i conteggi del dietro non deve rifare niente nel davanti. E sappiamo che in questo tratto i 228 giri sono su tutta la lunghezza. Su questo tratto noi abbiamo tolto prima nel dietro 10 maglie e poi ne abbiamo tolte una ogni 5. In questo caso il davanti va sempre fatto con più evidente. Perché? Perché chiaramente c'è un movimento diverso, c'è anche un seno, quindi sotto l'ascella si vengono a creare rispetto al dietro dei movimenti diversi, per cui nel mio scalfo del dietro, per esperienza, non perché me lo impone qualcuno, toglierò delle 25 maglie del dietro 15 maglie su questo tratto. Il dietro era di 10, il davanti di 15. Ovviamente mi restano 10 maglie da distribuire sullo stesso numero di giri che abbiamo utilizzato per il davanti, per il dietro, cioè su 86 giri. Quindi noi avevamo nel dietro una situazione di, forse è più semplice così, avevamo qui la situazione di dover diminuire una maglia ogni 5 su 86 giri, perché erano 17 cm. Nel davanti ne dobbiamo togliere su 86 giri chiaramente meno maglie, per cui ne toglieremo una senza nemmeno fare tanti conteggi ogni 8, ovvero 10 sono le maglie perché in tutto erano 25 su una profondità di 86, quindi facciamo 86 diviso i giri, quindi sono diviso 10, otteniamo 8,6, quindi aumentiamo una maglia, giro più giro meno, faremo una in meno, ma non cambia niente, è più semplice fare una maglia ogni 8 giri, per cui scalfo diventano qui 86 giri questo tratto. Togliamo 15 maglie e poi ne togliamo 10 su questo tratto, una ogni 8 giri,
ovviamente questo per me, ma abbiamo risolto lo scalfo del davanti, quindi mentre nel dietro avevamo fatto 10 maglie, una ogni 5, quindi basta rivedersi il video e i conteggi, e qui invece togliamo 15 maglie, sono chiaramente diminuite dal gruppo di 25, e una ogni 8. A questo punto dobbiamo calcolare lo scollo vero e proprio, per cui a ricapitolare il primo tratto togliamo 15 maglie, poi 10 su 86 giri, coprendo i nostri 17 centimetri. Lo scollo a questo punto dobbiamo decidere di quanti centimetri, lo sottolineo perché è importante ancora prima di pensare di fare tutto il resto dei conteggi, cioè di fare i conteggi. Per cui io do una profondità di centimetri 15, l'ampiezza ce l'abbiamo già, l'ampiezza scollo dietro, perché noi sappiamo che 20 maglie, quindi 7 centimetri, sono per la parte, diciamo, è più bello così avere il pezzo pronto, per il tratto bretellina. Avevamo detto che questo tratto nel dietro noi abbiamo tolto 94 maglie, nel dietro stavano state tolte, come abbiamo visto, con la solita situazione dello scollo a giro, semplicemente più diminuite più velocemente, ma noi abbiamo ottenuto questo tipo di scollo. Quindi ora nella V abbiamo bisogno di fare lo stesso identico conteggio, calcolare quanti giri riguardano 15 centimetri e distribuire le maglie. Per cui il campione è sempre lo stesso, per cui calcoliamo la profondità, quindi il campione di 70 giri per 15, che è questo tratto, diviso, non ho riportato le misure del campione, questo indica di quanto sia importante avere, anche se cambiamo pagina, sempre sotto mano le misure del campione, basta niente, e a memoria tante volte si inverte i valori. Per cui divido per 13,6, che è la misura della profondità, la calcolatrice mi dice 77 giri, io arrotondo a 78 perché ovviamente è più comodo avere il numero paro con il carrello che finisce a destra, e quindi 78 effettivi, quindi questo tratto diventa di 78 giri. Noi sappiamo che la lunghezza tutta del tratto scalfo fino alla fine è di 128 giri, quindi chiaramente per sapere quando iniziare lo scalfo ci basta fare 128, che è la lunghezza totale dello scalfo, cioè abbiamo praticamente, vediamo quanto riusciamo a prenderlo, cioè questi sono 128 giri. Noi abbiamo fatto i conteggi per sapere dove iniziavamo lo scollo e abbiamo optato per alla fine. Qui non possiamo decidere dopo le diminuzioni e non avremmo la profondità, quindi 128, che sono i giri totali, meno i 78 giri dello scalfo, e sappiamo a quale giro noi andremo a creare la separazione del lavoro a 50 giri, per cui non facciamo altro che a 232 azzerare il contagiri. Poi qui al 50° giro, che poi effettivamente è il 282°, ma conviene azzerare il contagiri perché ci semplifica i lavori dopo nell'apertura. A questo punto sappiamo che per fare lo scalfo dobbiamo togliere 94 maglie dal 50° giro. Il problema vero è distribuire ora le 94 maglie.
Ovvio che lo scollo è sempre in due parti, separiamo il lavoro, quindi le maglie sono 47 da un lato e 47 dall'altro. Chiaramente preferibile avere sempre un numero pari, 46 e 46, sacrifichiamo due maglie che comunque restano nella spallina e non ci cambiano niente. È più semplice per i conteggi. Per cui a questo punto, per sapere come distribuirle, dobbiamo fare un altro conteggio, ovvero sapere quanto è lungo questo tratto, quindi 128 meno 50 che sono i giri. Noi dobbiamo capire questo tratto per distribuire le diminuzioni, di quanti giri è formato. E 128 meno 50, mi rifiuto di farlo a mente, sono 78 giri. Ops, l'avevo già considerato. Ogni tanto anch'io prendo uno svarione. Comunque sia, non ci ha fatto male. 78 giri. Ora il problema è dire come le diminuisco le maglie nello scollo a V. Lo scollo a V in teoria richiede minimo una diminuzione ogni due giri. Perché? Per evitare che tiri il lavoro. Quindi in teoria noi dovremmo avere la possibilità di diminuire ogni due giri, quindi avere il doppio dei giri delle maglie. Sembra un controsenso, ma in teoria, per stare tranquilli, su 47 maglie noi dovremmo avere 94 giri. Io mi accorgo subito che ce n'ho 78 e questo mi costringe a fare una particolarità che credo torni utile. Per chi non ha problemi, perché ha uno scollo normale, non fa altro che dividere 78 giri, che sono la profondità dello scollo a V, diviso in questo caso il numero di maglie di un tratto, perché noi ne distribuiamo 47 da un lato e 47 dall'altro. Per cui se io vado a dividere, mi trovo con 78 diviso 47, la calcolatrice mi dice 1,6, cioè praticamente io dovrei togliere una maglia ogni un giro e 6, che chiaramente non è possibile, quindi non posso farlo ogni due giri. E in questo caso io risolvo il problema in un modo molto semplice: cambio la forma della V. In questo primo tratto, invece, diciamo su 20-25 giri, vado a occhio, vado a esperienza, tolgo due maglie per ogni due giri, in maniera tale di poter abbattere il numero delle maglie da diminuire. Lo so che sembra un controsenso, ma questo è successo a me, probabilmente a voi non è necessario, e quindi in quel caso dividete semplicemente 78 diviso 47. Ma io ho questa problematica, per cui toglierò 20 maglie su pochi giri, perché poi potrò distribuire una diminuzione ogni due. Ma normalmente, in altri casi normali, classici, si divide il numero dei giri per il numero di maglie e otteniamo ogni quanti giri togliere una maglia. In questo caso era 1,6. Se io avessi avuto su 78 maglie togliere per esempio 30 maglie, avrei, come probabilmente sarà nella logica, non avrei avuto questa problematica, perché mi avrebbe detto 2,6. Avrei tolto una maglia ogni due giri, lasciando poi il tratto in alto senza diminuzioni, che rende anche migliore. Ma io voglio dire, se ci capita invece una cosa simile, è bene togliere l'eccesso delle maglie su 20 giri, quindi scendo a 58, ma batto anche il numero delle maglie, per cui riesco a distribuirlo molto meglio. Per il resto è tutto uguale, la separazione del lavoro con la scheda la facciamo esattamente come abbiamo fatto nel dietro. È anche più semplice. Ovvio che qui non abbiamo finito le diminuzioni, e quindi porteremo su dal lato la diminuzione dello scalfo finché non raggiungeremo gli 86 giri,
e dall'altro idem, quindi c'è da porre questa attenzione, ma per il resto il davanti praticamente non ha niente di diverso né nella chiusura delle maglie né come formare lo scalfo invece di un giro di 5 giri nel dietro, 8 nel davanti, ma resta tutto uguale. I conteggi praticamente sono già pronti. Alla fine anche lo scollo davanti è fatto. Ovviamente io sono stata costretta in questo tratto a togliere due maglie e si nota, però è stato anche un bene perché mi ha permesso di avere poi uno scollo a V perfetto per la forma adatta alla canotta, quindi se vogliamo anche utilizzarlo, vogliamo su brevi tratti 2 centimetri, 3 centimetri, togliere quelle 20 maglie che ci impediscono i conteggi, torna sempre molto utile. Quindi non c'è molta differenza tra il dietro e il davanti, teoricamente è minima l'accenno dello scalfo diverso, quelle 5 maglie non sono poi fondamentali, però al momento del montaggio so che il nero è complicatissimo da vedere, però sono quel mezzo centimetro, quel centimetro che mi dà un agio sotto l'ascella diverso. Dopodiché possiamo passare tranquillamente alle rifiniture e al montaggio. Per la rifinitura dello scalfo e dello scollo io uso un sistema molto veloce, è una canotta senza diciamo impegno. Ho utilizzato semplicemente uno dei miei soliti punti a stringere per fare il bordino di rifinitura. Nello scollo da rovescio, parto da dietro, ho messo un punzone a 7 a 4 crune, ma va benissimo anche quello a 3, io lo voglio soltanto leggermente più evidente. Comincio a raccogliere le maglie posizionandomi dove voglio, 4 alla volta, scusate, mi sono distratta. È scomodo il punzone a 4 se ti sbagli a prenderlo dal lato con i punzoni rientrati. Possiamo riprendere parecchie maglie alla volta oppure proseguire man mano che camminiamo per gestirla meglio, quello dipende come vogliamo noi. Certo è che 2, 4, 6, 8 maglie tornano in posizione di lavoro, levetta su H per lasciare in avanti le altre, 1, 2, 3, 4, lo conosciamo già, in questo caso meglio 6 giri altrimenti tira, ce ne accorgiamo subito appena andiamo ad incrociare, se i giri sono pochi la cosa non funziona, rimandiamo sempre indietro, continuiamo a prendere maglie. Possiamo avvantaggiarne un po', piuttosto scomodo, però. Quindi queste vengono tutte in avanti, man mano che le raccolgo. È il punzone a distanziarlo, l'ho detto tante volte, non siamo noi che dobbiamo fare niente, solo avere la fortuna di avere un buon punzone, che non è il mio caso. Con dolcezza, con tranquillità, c'è un po' di pazienza, io mi annoio spesso, per cui faccio un po' e un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sovrappongo. Spingo indietro le successive 4, praticamente sono 4 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ripeto fino alla fine. Un minimo di attenzione sulla punta della V,
ed è l'unica accortezza da, da porre, perché poi è molto semplice il tutto da fare. Ecco, è semplice, veloce, rifinisce, non ha pretese, viene una buona rifinitura pulita e si fa subito.